Adesso ti facciamo un po' forza. Vediamo dopo. Ciao GQ, sono Olivier Giroud e questi sono i oggetti di cui non posso fare a meno. Compagni di squadra sempre mi prendono in giro perché io ho sempre bei capelli quando gioco e anche dopo la partita. Loro vogliono sapere come è possibile. L'ordine è un colpo di spazzola sui capelli un po' bagnati. Dopo un po' di gel, si chiama wax perché è molto forte. E dopo, per avere i bei capelli e che loro rimangono a posto, metto un po' di lacca. Ecco qua. Qualche volta, ovviamente, quando faccio troppo di colpo di testa, non rimangono perfetti, ma va bene. Io ho parlato della mia fede, che mi aiuta tanto tutti i giorni per andare avanti, essere positivo. La vita di Gesù mi aiuta tanto perché ho capito che di una grande umiltà mi serve tanto tutti i giorni. Provo di fare la stessa cosa per la mia famiglia, per i bambini. Io parlo della Bibbia a loro per aiutarli nella vita. È molto importante per me, è una cosa che fa parte del mio cuore e della mia vita. Un po' speciale perché ho tutta la mia famiglia, i nomi della mia moglie e dei miei figli e il mio numero e anche le fotografie di tutti. Possiamo vedere anche la workout. È una cosa che mi piace tanto quando metto le parastinche prima della partita, di vedere le fasce delle mie figlie. Mi dà un po' più di motivazione magari per il mio cuore. Io penso sempre a loro e mi danno la forza. Il vero tiramisù. Tiramisù, quello che sempre mangio quando vado al ristorante. La prima cosa che provo a vedere sul menu se loro fanno il tiramisù, perché mi piace finire una buona cena con un buon tiramisù. La mia nonna lo faceva molto bene e mi piace anche quando c'è tanto caffè, ma senza alcol. Non mi piace l'alcol. Vado a provare se questo è bene. Abbastanza bene, ma magari un po' troppo di crema, di mascarpone. È una cosa che mi fa pensare alla mia famiglia, alla mia nonna, alla mia moglie. È una cosa che mi ricordo che sono un po' italiano dai miei origini. Ti piace più la versione quella con i savoiardi o i parmigiani? Preferisco il biscotto savoiardo. È savoiardo perché sono di Savoia, assorbe tanto il caffè. Per me la sensazione nella bocca è bella. Io ho i lenti da 2011 adesso. È una cosa divertente, ma lo dico oggi, non l'ho detto mai alla camera. La prima stagione a Montpellier non avevo le lenti. Quando i miei amici e la mia famiglia mi hanno visto alla televisione fare così, mi hanno detto che c'è un problema. La seconda stagione sono andato a vedere l'oculista, che mi ha chiesto come è possibile di fare il gol
con i miei occhi. E lui mi ha detto che devo portare questi. È divertente perché la seconda stagione ho finito capocannoniere, abbiamo vinto il campionato. Allora, grazie all'oculista. È il mio oggetto di lavoro. E mi piace tanto queste scarpe perché sono molto belle e anche molto leggero, molto confortabile. La taglia è 10 e mezzo. Tu puoi vedere anche il nome dei miei figli: Jad, Aria, Evan e Aaron, e anche la bandiera della Francia. Io ho le scarpe per l'allenamento, si allarga un po' troppo, allora preferisco giocare con le nuove per la partita. Ho bisogno la mattina per svegliarmi di 1 o 2 caffè. È vero che in Italia lo facciamo bene, allora mi piace tanto e sarà perché anche mi piace tanto il tiramisù. Io bevo magari tra 3 e 4 caffè per giorno. Per me non posso fare senza il caffè la mia giornata. Un'altra cosa che mi piace tanto a fare la collezione, magari, è l'orologio. Mi piace diversi marchi, mi piace avere cose diverse. Per me è anche un investimento. La mattina quando mi vesto, se non ho l'orologio non mi sento bene e mi manca una cosa. E ovviamente posso guardare il tempo sul telefono, ma mi piace tanto, mi serve e ho bisogno di avere una cosa sul braccio. Sono perso quando non ho l'orologio. Queste chiavi sono sempre con me. Sono un grande appassionato di macchine sportive. Quando ero piccolo, mio padre aveva belle macchine. Mi piace tanto anche il rombo del motore. Posso avere la stessa sensazione che quando gioco al calcio. Una grande adrenalina. Vado non troppo veloce, ma quando posso prendo tanto piacere a guidare la macchina. Ho diverse macchine, ma qua a Milan, perché abbiamo il sponsor BMW, io guido una bella M8. Mi piace. Questa è tutta la mia vita. Da quando ero piccolo, un bambino, è la cosa che avevo sempre con me. Dopo la scuola, nella casa, contro il muro, contro la porta, è sempre calciato il pallone. Mi ricordo che i miei genitori non erano molto felici perché ho fatto un po' casino a casa. È una cosa che era sempre con me e che oggi anche a casa io ho tanto palla e i miei bambini fanno tutte le sere la partita di calcio a casa e devo anche dopo l'allenamento giocare con questo. Allora sì, questo è tutta la mia vita. Sì, assolutamente. Ciao GQ, sono Olivier Giroux. Per vedere altri video, cliccate qui.